Beh, bentornati, anzi, bentornato io, visto che manco da un po', e a fine video vi racconto cosa è successo in tutto questo tempo, perché ci sono un po' di novità. Ma bando alle ciance e parliamo del nuovo argomento di oggi, cioè carbon tax e climate change. Come influisce la carbon tax su questo argomento? Iniziamo subito. Il 2030 è uno dei punti di non ritorno per tutte le nazioni al mondo riguardo il cambiamento climatico. Ovviamente vi sto prendendo per il culo. L'Europa per questa data vuole ridurre le emissioni del 55% rispetto al 1990, ma è molto in ritardo per conseguire l'obiettivo. Per non parlare all'interno dell'Europa di forze politiche contrarie, tipo Salvini. Guardate qui. Davanti a me vedo tutto meno che quello che dovrei vedere. Non capendo però che i danni economici dopo il 2030 a causa del cambiamento climatico potrebbero essere molto più grandi rispetto ai costi della transizione economica che ci aspettano da qui ai prossimi 7 anni. Lasciando l'Europa e trasferendoci in India, invece, la neutralità carbonica è prevista entro il 2070 e anche qui è molto probabile che questo limite non sarà sufficiente. Mentre in Cina, beh, punta ad essere carbon neutral entro il 2060, ma anche qui questo è un obiettivo molto molto ambizioso. Insomma, un vero e proprio casino e ognuno fa il cazzo che vuole. Ma partiamo da zero, visto che qualcuno tipo Salvini ha bisogno di un bel ripasso di scienze per capire perché dobbiamo tenere sotto controllo e stare molto attenti sulla quantità di CO2 che emettiamo nell'ambiente. Piccolo ripassino di scienze. La Terra è circondata dall'atmosfera e senza di questa saremmo come Marte e vivremmo probabilmente insieme agli alieni e ai fascisti. Questo strato gassoso sopra le nostre teste è fondamentale per la sua capacità di assorbimento delle radiazioni infrarosse che riscaldano il pianeta Terra. E fin qui tutto tranquillo. Tra le particelle dell'atmosfera, però, ci sono anche dei gas climalteranti, che sono dei gas presenti in piccole dosi e sono fondamentali nel regolare il termostato del pianeta, grazie alla loro interazione con l'atmosfera. Questi sono ad esempio l'anidride carbonica, il metano, l'azoto e tanti altri. Ora, non sono un esperto, quindi fermiamoci qui. Fondamentalmente, quindi, questi atomi rendono il nostro pianeta vivibile, senza farci congelare ad una temperatura media di più o meno 16 gradi sotto lo zero. E insomma, un punto per noi. Il principio di fondo è che più ci sono gas nell'atmosfera, e più questa viene irradiata, e quindi la temperatura del pianeta aumenta. Ed è proprio qui l'inghippo, perché la quantità di questi atomi nell'atmosfera, in particolar modo ovviamente l'anidride carbonica, nell'ultimo mezzo secolo è aumentata a dismisura. Come potete vedere da questo grafico. E visto che abbiamo fatto questa parentesi di scienza, sappiamo che aumentando l'anidride carbonica all'interno dell'atmosfera dovrebbe aumentare anche la temperatura del pianeta. Esatto, proprio lei, proprio lei. Ho un dubbio. C'è chi dice che questo processo derivi da cause naturali e mi dispiace, ma no, questo aumento dell'anidride carbonica è derivante soprattutto dall'attività dell'uomo. Questa correlazione infatti è stata approvata in modo unanime dalla comunità scientifica mondiale e gli effetti di questo fenomeno non solo sull'ambiente ma anche sull'attività economica, sui lavoratori e sulla vita delle persone saranno molto importanti in futuro e tendenzialmente deleterie. Ma l'impatto del climate change sull'economia è argomento di un altro video. Andiamo sulla carbon tax. Mo, finita la parte di atomi, come ci può essere utile l'economia in questo senso? Perché molto spesso quello che si sente parlare in giro è che l'economia viene posta tra i cattivi in questa storia, in quanto a causa della sua attività economica è aumentata l'anidride carbonica e quindi è aumentata la temperatura nel mondo. In realtà non è esattamente così, in quanto la scienza economica ci dà degli strumenti per combattere proprio questo climate change e questo impatto dell'uomo sulla Terra. E questo è buono, ma non esiste uno definitivo capace di risolvere in maniera unanime, solo uno strumento, tutto il problema della transizione energetica e del cambiamento climatico. E questo è male. Quindi, una prima cosa importante da sapere. Gli strumenti economici ci sono, non esiste uno così potente da risolvere da solo l'intera questione del cambiamento climatico, ma sono a disposizione diversi strumenti che dovrebbero essere utilizzati in maniera complementare per aiutare le nazioni della Terra a risolvere questo problema del cambiamento climatico. Spero che questo concetto sia molto chiaro, che è più o meno simile anche alle fonti energetiche. Non esiste una sola per combattere il problema, ma ne esistono varie e un mix sarebbe quello essenziale.
sociale. Stessa cosa in economia. Ad esempio, nell'ultimo rapporto più aggiornato del Consiglio europeo, tra gli strumenti economici favorevoli a combattere questo cambiamento climatico e la transizione energetica ci sono anche questi strumenti che vi vado ad elencare. Ricerca e sviluppo, cioè strumenti di incentivi e finanziamenti che spingono la transizione energetica verso energie rinnovabili. Tassazione sull'energia inquinante, come forma di disincentivo appunto all'inquinamento. Come ultimo strumento, non meno importante, la carbon tax è un sistema di scambio di quote di emissione. In questo video, come vi accennavo, andremo ad esplorare soprattutto il tema della carbon tax e quanto è utile e a che punto siamo per la lotta verso il cambiamento climatico. La carbon tax è uno strumento fiscale chiamato di tassazione ambientale, e cioè serve a appunto tassare le emissioni di CO2 che gli agenti economici producono in giro per il mondo. Prima dell'ideazione di questa tassa, infatti, le imprese potevano inquinare e quindi recare danni all'ambiente in maniera del tutto gratuita, e per quelli più esperti di economia stiamo parlando di efficienza paretiana ed esternalità. Ed è proprio per questo che nasce il concetto di tassa ambientale, per pagare questi costi prodotti dalle imprese private o dai cittadini. Infatti viene definita ufficialmente come una tassa che ha come base imponibile l'unità fisica di qualcosa che ha un provato e specifico impatto negativo sull'ambiente. E sappiamo che la CO2 ha un impatto negativo sull'ambiente, come abbiamo visto in precedenza. Questa carbon tax quindi serve a contabilizzare il danno che l'inquinamento provoca verso l'ambiente e spostare i costi di questo danno ambientale dai cittadini, che fino a questo momento subivano appunto tutto l'inquinamento prodotto dalle imprese, a trasferirlo effettivamente tutti questi costi alle imprese, in modo tale da incentivarle a ridurre questi danni e a responsabilizzarle. Va bene? Boh. Perfetto. Rimanendo ancora un attimo sulla teoria, quale sarebbe la tassa ambientale perfetta? Beh, ovviamente quella che riuscirebbe a pareggiare il danno economico dell'inquinamento con le entrate fiscali. E in questo caso gli economisti chiamano questa tassa come una tassa piguviana, cioè una tassa perfetta che a un danno dell'inquinamento riescono a estrarre un'entrata fiscale di pari importo. E qui arrivano i problemi, cari ragazzi, perché l'ambiente in realtà non è di nessuno, è un bene pubblico. E quindi, ad esempio, quanto vale in euro un lago pulito? Beh, questa non è affatto una domanda banale. E da qui arriva l'ennesima criticità, e cioè è molto difficile riuscire a calcolare il vero costo dell'inquinamento. Per spiegarmi meglio, per creare una tassa piguviana, e cioè una tassa ambientale perfetta, dovrei conoscere i seguenti elementi. La produzione di beni da parte dell'impresa. La dose di inquinamento prodotta dall'impresa, capire se ci possa essere anche un accumulo di inquinamento nel lungo periodo, l'esposizione umana all'inquinamento che ha prodotto quell'impresa, la reazione a questa esposizione dell'uomo in termini di danni e la valutazione monetaria di tutto ciò. Insomma, una mole di dati enorme e anche di difficile reperibilità. L'ispettore Marasco imploderebbe per tutto questo lavoro. Chiacchiere! Chiacchiere politiche! Quindi, brutte notizie. Una tassa ambientale veramente funzionante purtroppo non esisterà mai, per evidenti limiti alla raccolta di informazioni riguardo il problema. Perfetto. Quindi ideare una carbon tax non è assolutamente facile da fare, e molto spesso quello che fanno gli stati è dare una cifra monetaria forfettaria a ogni quantità di CO2 prodotta da un'impresa. La prima nazione al mondo che ha introdotto questo tipo di carbon tax è stata la Finlandia nel 1990, seguita poi da Svezia, Paesi Bassi, Norvegia e Danimarca. Dopo queste prime apripista, gli accordi presi in occasione del protocollo di Kyoto hanno fatto adeguare l'Unione Europea e il resto del mondo a un'introduzione graduale di vari tipi di carbon tax. Gli scopi di questo tipo di tassazione sono fondamentalmente tre. Vediamoli. Abbiamo già spiegato che il primo scopo è quello della copertura dei danni ambientali. Quindi l'impresa provoca un danno a causa dell'emissione di CO2 della sua attività e deve ripagarlo attraverso questa tassa. Inoltre, la seconda funzione di una carbon tax è quella di incentivazione, cioè attraverso l'introduzione di questa tassa si incentiva l'impresa a modificare il suo comportamento verso produzioni più green. L'ultima funzione di una carbon tax è quella di una misura ambientale, cioè la carbon tax produce un gettito che può essere utilizzato per aumentare la spesa pubblica a difesa dell'ambiente. Esempio stupido, l'impresa a causa della sua produzione produce CO2 che fa appassire 10.000 alberi e quindi attraverso questa tassazione lo Stato reimpianta 10.000 alberi. Questa è una forma di compensazione. Non pensavo! Prego, ma che cazzo!
Quindi, come vedete, in realtà, con tutti i limiti, questa carbon tax ha diversi aspetti interessanti e utili verso la lotta al cambiamento climatico e alla transizione energetica. Tutto molto bello, quindi, ma ormai abbiamo imparato che l'economia è una coperta corta, quindi in realtà ci sono anche dei lati negativi della carbon tax. Uno di questi, ad esempio, è che produce diversi problemi, soprattutto per i paesi con un basso tasso di innovazione, in quanto non potendo permettersi magari delle tecnologie più innovative e quindi magari anche più pulite, allora la carbon tax potrebbe spingere non al cambiamento e alla transizione energetica, ma ad un sottosviluppo continuo del paese stesso. E questo ovviamente è un problema. Un altro aspetto da considerare è, in questo caso, geopolitico, e cioè della concorrenza tra stati. Se infatti, ad esempio, nell'Unione Europea c'è una carbon tax imposta alle imprese, che quindi fa aumentare il costo dei loro prodotti, mentre in Cina non c'è questa carbon tax, è ovvio che si crea una concorrenza sleale, in quanto la Cina magari riesce a produrre dei prodotti più economici perché non deve sostenere questo tipo di tassa. Ecco perché magari molto spesso le nazioni sono restie a introdurre questo tipo di tassazioni ambientali, perché magari rendono la competizione nello scenario globale meno efficace. Lo so, è un discorso molto miope e che non fa bene ovviamente a tutti, però purtroppo funziona anche così. Inoltre, la carbon tax può essere effettivamente anche una tassa regressiva. E qui voglio spezzare una lancia a favore di Salvini, perché in realtà non è che ha tutti i torti, in quanto introducendo la carbon tax, come tante altre tasse ambientali, effettivamente la transizione energetica ha un costo, che ovviamente devono sostenere i cittadini, e c'è chi può sostenersi di questi costi e chi no. Quindi, lo so, come ho detto all'inizio del video, i costi della transizione energetica sono inferiori rispetto magari a uno scenario in cui il cambiamento climatico distruggerà tantissimi posti di lavoro, però rimane comunque un tema, cioè quello di rendere comunque la transizione energetica e la lotta al cambiamento climatico comunque il più possibile sostenibile, altrimenti vediamo ad esempio i gilet gialli, come tante altre occasioni di protesta in cui la società, come spesso accade, pensa più al suo orticello di brevissimo periodo piuttosto che a pensare a problemi molto più grandi e molto più lontani da loro, che comunque dovrebbero essere affrontati. Quindi Salvini ha torto, ma fino a un certo punto. Quindi in realtà bisognerebbe effettivamente andare a valutare anche le ripercussioni sociali di questo tipo di tasse, aspetto assolutamente non banale. Per completare il discorso delle tasse ambientali, oltre alla carbon tax esiste anche il carbon pricing, che è leggermente differente, in quanto se la carbon tax, il prezzo alle emissioni di CO2 viene deciso dallo Stato e quindi tutti devono adeguarsi a questo prezzo, sul carbon pricing invece il prezzo dell'emissione non viene deciso dallo Stato ma dal mercato, in quanto nascono questi mercati in cui le imprese si scambiano permessi all'inquinamento e quindi il costo della CO2 viene definito in questo caso appunto dallo scambio di permessi e quindi dal mercato. Anche questo sistema degli svantaggi e dei vantaggi non lo approfondiamo in questo video, ma così, giusto per darvi qualche elemento in più per capire. E anche il carbon pricing è ad oggi all'interno dell'Unione Europea vigente ed è molto diffuso soprattutto nel settore automobilistico. Insomma, spero che mi abbiate seguito fino a questo momento. Abbiamo visto cosa sono le tasse ambientali, abbiamo visto nel dettaglio la carbon tax, vantaggi e svantaggi. A che punto siamo con la carbon tax ad oggi nel mondo e qual è il suo contributo per la lotta al cambiamento climatico? Vediamolo. Secondo l'ultimo report dell'Institute for Climate Economics del 2021, ad oggi sono all'incirca 70 le giurisdizioni che applicano un regime di carbon pricing nella propria economia. I prezzi di queste carbon tax però purtroppo sono molto variabili, in quanto andiamo dall'$1 per tonnellata di CO2 prodotta fino ai $134, quindi c'è un range estremamente ampio. Il punto fondamentale è che oltre il 60% delle emissioni coperte da questa carbon tax si gira ad un prezzo medio inferiore ai $10 per tonnellata di CO2. E quindi questa cifra di $10 è una cifra alta, è una cifra bassa, è giusta per la lotta al cambiamento climatico? Cosa ci dicono gli economisti? Gli economisti ci dicono che in realtà, secondo alcune stime, una corretta carbon tax ad oggi dovrebbe aggirarsi tra i 40 e gli $80 per tonnellata di CO2 prodotta, quindi siamo ben al di sotto delle stime prodotte dagli economisti. E una carbon tax dovrebbe diventare sempre più costosa in modo da incentivare sempre di più la transizione
ecologica ed energetica, fino ad arrivare, secondo queste stime, addirittura nel 2030 ad un importo pari a $100 per tonnellata di CO2 prodotta. Quindi ancora siamo abbondantemente lontani da dei target che questi economisti ci stanno dando, purtroppo. Per darvi un ulteriore dettaglio di come siamo messi a livello globale, eccovi questo grafico che ci dice che, ad esempio, che l'Italia ha uno score sulla carbon tax pari al 50%, quindi praticamente a metà strada. Gli Stati Uniti è del 22%, la Francia del 55%, la Germania del 40%, la Cina e sta ancora al di sotto del 10% rispetto al target specifico della carbon tax. La Russia, non ne parliamo, del 7,5%. Insomma, come vedete, la carbon tax è un fenomeno globale, ma un fenomeno estremamente frammentato e ampiamente al di sotto rispetto ai target necessari e utili per la lotta al cambiamento climatico, con l'Europa che è la regione più avanti in queste tematiche. Tutte queste carbon tax a livello globale nel 2021 hanno generato un'imposizione fiscale pari a $100 miliardi, quasi raddoppiando la cifra di 53 miliardi raggiunta nel 2020. Nell'Unione Europea dal 2005 c'è un mercato di scambio di quote di emissioni, come vi accennavo prima, il carbon pricing, ma in realtà non c'è un effettivo carbon tax per tutta l'area geografica. Però ritorniamo di nuovo al problema della sostenibilità, perché secondo un ultimo rapporto, una carbon tax in Italia pari a $75 per tonnellata farebbe aumentare i prezzi dell'elettricità di all'incirca il 43% e della benzina di 15 centesimi per litro. E qui di nuovo si riapre il tema della sostenibilità di una carbon tax che, come abbiamo visto, è necessaria per contribuire alla lotta al cambiamento climatico, ma che rimane comunque costosa. E quindi la politica illuminata, se mai fosse mai esistita, dovrebbe quindi incentivare l'utilizzo della carbon tax a dei prezzi, come abbiamo visto, tra i 40 e i $100, ma allo stesso tempo introdurre degli incentivi per rendere più sostenibile, soprattutto per le classi sociali meno abbienti, questo tipo di imposizioni fiscali. Quindi abbiamo visto che cos'è la carbon tax e che cos'è la tassa ambientale, come si definisce e le difficoltà della sua definizione, come è sviluppata nel mondo e tutte le sue sfaccettature. Quindi spero che dopo questo video ne sappiate di più rispetto alla carbon tax e ai suoi elementi critici e vantaggi e svantaggi. Detto ciò, che cosa, dove sono, tutto questo tempo senza fare video, cosa facevo? Beh, in realtà dovete sapere che stavo studiando e mi stavo formando per una professione che ho aperto ad inizio anno e che alcuni di voi stanno già usufruendo, e cioè da gennaio ho aperto il mio studio di consulenza patrimoniale e finanziaria chiamato Kokumi Finance, che sarebbe un vero e proprio studio di wealth management. All'interno di questo studio, infatti, offro dei servizi di consulenza finanziaria a 360 gradi per l'individuo e presto anche per le imprese. Infatti posso svolgere consulenze previdenziali, assicurative, finanziarie, quindi di investimenti, di attività liquide, consulenze da un punto di vista finanziario, immobiliare e anche ereditarie. Quindi potete avere un servizio di consulenza sia finanziaria ma anche patrimoniale davvero a 360 gradi, e la professionalità e il servizio è veramente ai massimi livelli, secondo me, e anche alcuni di voi possono confermarlo, grazie a Dio. Non mi dilungo molto sul spiegare tutti i vantaggi e i benefici di questo tipo di consulenza, perché vi aspetto o sul mio sito attraverso il link che vi lascio qui sotto, oppure in live giovedì 11 maggio, in cui appunto vi spiegherò attraverso questa live tutto quello che sto andando a fare con questo studio di consulenza e perché potrebbe esservi utile. E poi comunque ci saranno pian piano varie occasioni nei prossimi video, perché ritornerò effettivamente a fare video adesso che ho più tempo libero anche per questa attività. Vi spiegherò un po' le robe di come funziona, che cosa ho imparato e cosa posso fare, come posso essere utile anche a voi. Quindi io vi aspetto giovedì in live per scoprire questo studio di consulenza con Kokumi Finance e ai prossimi video. Spero di esservi stato utile e vi saluto. A presto. Mi mancava fare video effettivamente. Dai!